Uno dei grandi imbrogli è quello della statua di sale. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. La statua di sale è uno dei peggiori imbrogli nei quali si possa cadere. Ve la ricordate la storia? È quella della moglie di Lot. Ma l'ho citata anche in altri casi, poi recuperiamo. Torniamo all'episodio originale, quello che ha determinato questo modo di dire. Sodoma viene distrutta, la famiglia di Lot viene salvata e deve scappare. L'unica precauzione, l'unica limitazione è quella di non guardarsi indietro. E invece la moglie si guarda indietro e diventa immediatamente una statua di sale. Ma al di là della storiella, qual è il succo che viene proposto? Come sempre ce n'è molto più di uno. Due coniugi, Zillini e Giattoni, ne avevano parlato in alcune conferenze, anche in uno dei loro libri, andando a descrivere la statua di sale come quell'immagine nella quale noi immobilizziamo gli altri. Sono lì, congelati, sono diventati una statua e per noi sono sempre quelli. Già, ma per forza lui è fatto così, lei è fatta così e quindi non possono fare le cose in maniera diversa. Una lettura interessante, forse è già stato oggetto anche del nostro caffè. Ma un'altra lettura è quella che diventiamo statue di sale quando rimaniamo ancorati al passato, quando continuiamo a girarci indietro, quando non sappiamo guardare avanti, quando quello che ci resta è rimanere prigionieri di un rimpianto, di una vita vissuta magari o sognata in passato e non più realizzata. Quella è la nostra statua di sale. Io credo che sia un bel monito, perché è sempre importante riuscire a guardare avanti. In qualunque circostanza, quale sia la tua età, guarda avanti, perché quello che c'è da scoprire ancora vale molto di più di quello che è rimasto indietro. Buongiorno e buon caffè.